Buonasera a tutti gli amici appassionati di pallacanestro, e benvenuti ad una nuova puntata di Terzo Tempo. Eh, quest'oggi qui con me eh, ci sarà eh, un ospite molto particolare, il capitano della Bedland Capodorlando, Sandro Nicevic. Buonasera Sandro. Buonasera a tutti. Eh, con Sandro quest'oggi parleremo chiaramente dell'ultima eh, vittoria casalinga di Capodorlando eh, contro Brescia, maturato appunto nella domenica, ehm, alle ore 12 di domenica, e ovviamente avremo modo di parlare anche eh, di tutto alla giornata eh, di Serie A, della ventunesima giornata di Serie A, dei risultati e anche un po' insomma del pubblico delle, delle coppe europee. Avremo modo di parlare di tante cose con Sandro. Prima, la prima cosa, la cosa più importante è la vittoria di Capodornando una vittoria che arriva contro una squadra che l'ottava per lo stesso obiettivo di Capodorlando ovvero i playoff, una vittoria fondamentale per la classifica no? Certo, una vittoria fondamentale per l'obiettivo che ci siamo messi davanti ormai diciamo raggiunto l'obiettivo di salvezza adesso stiamo pensando a raggiungere un obiettivo più importante che sono i playoff Quindi ovviamente strada facendo un obiettivo che è mutato perché chiaramente Capodorlando è partita con altre intenzioni e adesso si trova invece in una posizione davvero importante di classifica, in terza posizione, ha soltanto due punti da Avellino e Venezia. Prima, però, vediamo cosa è successo in questa ventunesima giornata di campionato, quali sono stati i risultati nel servizio, e poi li commenteremo insieme al nostro ospite di oggi. Sesta giornata di ritorno che pregusta l'arrivo di un finale di stagione molto intrigante, vista l'accesa competizione nei tre settori chiave della classifica. Si gioca per il posto di seconda della classe e sebbene Avellino e Venezia sono due punti avanti dovranno comunque stare molto attenti alle altre. Lotta seratissima anche per un posto, l'ottavo, che significherebbe qualificazione playoff con ben cinque squadre nel giro di due punti. E anche nelle ultime posizioni c'è una sfida ancora apertissima con quattro formazioni coinvolte per evitare la retrocessione in Serie A2. Insomma un campionato forse più povero di talenti e spettacolo ma sicuramente uno fra i più combattuti dell'ultimo decennio ad eccezione della prima posizione che ad oggi sembra l'unico posto assegnato e che spetta ad un Armani Jeans che sembra non possa avere rivali. La vittima sacrificale questa volta è Torino, che pur priva di DJ White, riesce comunque a dare filo da torce ai campioni d'Italia. Si dimostra ancora uno dei migliori nelle ultime giornate è Valerio Mazzola, che fa reparto quasi da solo e non sfigura contro i lunghi avversari. La Fiat è combattiva regge più volte i tentativi di fuga delle A7 e dimostra di potersela giocare con chiunque ma vede scemare le possibilità di un colpaccio al forum quando Wilson sbaglia l'appoggio del possibile pareggio a due dalla fine, e dall'altro lato Hickman chiude la partita con una bomba. Può riassumersi così la serata buona dei torinesi, che però tornano a casa a mani vuote, fa Bottino piano invece Varese che sbanca a sorpresa il palla del Mauro di Avellino, costringendo i lupi al quarto capo consecutivo tra coppa e campionato. Una striscia negativa imprevista che coincide casualmente con l'innesto di Logan, il quale comunque avrà tempo per inserirsi e diventare decisivo nei giochi di Sacripanti. Buon per Varese, che raccoglie due punti d'oro e abbandona temporaneamente l'ultimo posto, in vista dello scontro diretto con Pesaro nella prossima settimana. I marchigiani invece cadono in trasferta contro la ben più quotata Venezia, che riprende così il cammino alla conquista della seconda posizione. Esordio rimandato per il neo-arrivato Batista, Minuti sul parquet invece per il cavallo di ritorno Julian Stone che va ad aggiungere qualità ed energia ad una squadra che può lottare per arrivare in finale scudetto. Per Pesaro arriva ben poco da Zell mentre è da salvare ancora una volta la prova di Jones, ormai una certezza, e Thornton, sempre positivo da quando ha ottenuto più spazio nelle gerarchie. Cremona non sfrutta il capo di Pesaro e resta secco sul campo di Brindisi. L'attacco continua a macinare punti, questa volta 84, ma i problemi sono in difesa perché Muro e Soci rifilano ben 94 punti a Lavanoli. Nonostante il ritorno alla vittoria, Meo Sacchetti non è contento della prestazione dei suoi, ai quali lamenta troppa sufficienza e troppi vuoti durante le partite che bisogna colmare se si vuole davvero migliorare. Camminano a braccetto Trento e Sassari che fanno valere il loro fattore campo complicando sempre di più il cammino delle loro rispettive rivali, Caserta e Pistoia. Per Trento è il record di vittorie di fila, adesso sei, e la rendono l'unica imbattuta del girone in ritorno. Sei sono anche i successi consecutivi di Sassari al Pala Serra di Migni, diventato una fortezza e dal quale passano sicuramente gran parte delle gioie maturate in campionato e in Coppa. Due squadre che vanno forte e possono puntare a terminare il campionato nelle prime 4 posizioni. Per Caserta e Pistoia invece ancora una volta una chance sprecata, considerato che sono rimaste in partita fino agli ultimi possessi. Vince al suo esordio in panchina a cocce recalcati, chiamato alla guida di Cantù per chiudere il campionato in tranquillità. Se gli effetti sono quelli visti contro la Reggio Emilia, allora i Bianzoli potranno dormire sonni tranquilli, soprattutto se oltre al solito immenso Johnson si riesce a trovare un altro protagonista di giornata. Questa volta è Curno con 6 su 7 da 3 e 22 punti. Menetti, invece, dovrà fare i conti con i problemi di identità della sua squadra, che può e deve fare senz'altro di più in questa stagione di alti e bassi. C'è un risultato su tutti, eh, Sandro, che ovviamente fa notizia più degli altri, ed è quella della vittoria di eh, Varese sul campo di Avellino. Eh, sia perché Varese era in ultima posizione, adesso ha abbandonato l'ultima posizione, e sia perché Avellino è arrivata alla quarta sconfitta di fila, eh, che coincide, come abbiamo sentito nel servizio, con eh, la quarta partita di David Logan. Non è, un po', non è semplice inserire un giocatore nuovo in una squadra già... Sì, sicuramente non è, non è una, una cosa facile. Anche un giocatore in un, di un massimo livello ha bisogno di quattro settimane di adattamento di, per entrare in una squadra, in un nuovo concetto di gioco. Ovviamente Avelino sente anche la mancanza di di, cousin, di che sotto canestro comunque gli dava una, una certa sicurezza. Che in questa partita con Varese hanno sofferto un po' con, con Pelé e Anassic. Uh, Fesenco è un bravo giocatore, ovviamente, non riesce a, a mantenere questo quest alto ritmo di, di, di gara, e lì secondo me hanno anche sofferto un po'. Questo è un discorso che può valere anche per d'Orlando che la settimana scorsa ha ehm, ceduto per a Treviso. E può eh, attingere dal mercato in questa, in questa fase del campionato per aggiungere un nuovo giocatore. È un discorso che vale un po' per tutte le squadre, quello dell'inserimento di un nuovo giocatore. Sì, certo, uh, vale per tutti, anche come ho detto, di, per i giocatori di altissimo livello che hanno giocato come Logan, Eurolega e tutto, però. Uh, dobbiamo pensare a un, un futuro tra, tra un mese, non possiamo aspettare di un giocatore che ci cambi il gioco completamente da un giorno all'altro. Uh, questo sarà sicuramente un, un punto forte per Avelino, Logan tra una settimana o due quando inizierà a giocare al suo livello che abbiamo già che abbiamo riconosciuto tutti a, quando giocava a Sassari, che è un giocatore di, che può portare le, la qualità un passo di qualità più alto. Cantù invece torna alla vittoria in casa contro Reggio Emilia proprio eh, ieri sera, è la prima vittoria anche per il coach Recalcati che è tornato sulla panchina di Cantù e c'è stata un'immagine bellissima a fine partita, un coach eh, Recalcati che ha fatto più di mille panchine in Serie A o comunque quasi, e si è emozionato come se fosse la sua prima vittoria. Certo, anche per un allenatore di... di... Di, di lunga durata, come è stato il coach Calcati. Ogni partita, secondo me, è emozionante, soprattutto quando torna al punto dove ha cominciato a giocare il basket ad alto, live ad alto livello. Uh, a me non mi sorprende sinceramente questa vittoria di Cantù, perché comunque hanno una squadra importante, con i giocatori importanti e Reggio Emilia in questo momento Secondo me, in una, in una caduta di, di, di forma e, che ha mostrato già da, da, da Coppa Italia, e Cantù aveva bisogno necessariamente di, di vincere per tirarsi fuori da, dalla zona di retrocessione. Quindi vedi Cantù favorita rispetto alle altre per la lotta a retrocessione, anche perché ha 4 punti in più comunque di, di Cremona anche che è Anche 4, 4 punti in più, anche se rimangono 9 gare. Secondo me hanno, hanno le qualità per poter portare avanti questo, questo campionato senza essere in zona pericolo. Cremona ovviamente sarà la prossima avversaria dell'Orlandino, ma questo lo vedremo più avanti. Invece adesso è il momento eh, di vedere cosa è successo sui social network, cosa hanno scritto i vari giocatori durante quest'ultima settimana eh, di eh, pallacanestro. Cominciamo da Brindisi con eh, Nick Moore, che eh, dice che una delle principali ragioni per, il quale, per le quali la, eh, amo il mio lavoro. E appunto vuole incontrare i bambini, quindi come in questo caso Nicolò eh, di eh, Brindisi, è messo come hashtag for the kids, cioè per i eh, bambini. E continuiamo con Zoran Dragic, la guardia di Milano, la guardia croata, che si è infortunato. Sloveno, a settimana, sloveno scusate, no, ho, ho fatto un errore gravissimo. E, Dragic, che si è infortunato al, al crociato e quindi resterà fuori probabilmente per tutto il resto della stagione. In bocca al lupo a lui. Eh, per un pronto eh, rientro. Chris Wright invece mette una foto molto emblematica eh, con cinque giocatori a proposito di infortuni eh, dice eh, chi avrebbe avuto la miglior carriera se non si fosse infortunato. Ci sono eh, Grant Hill, Tracy McGrady, Penny Hardway eh, Brandon Roy e Greg Oden. Sandro, tu sei un appassionato di NBA, la segui? Non, non tantissimo. tantissimo, non sono un gran appassionato. Però magari uno di questi giocatori li ricordi, non so Grant sì, Hill, certo. insomma, Tracy McGrady, Grant Hill e... <ride> È vero, erano dei, dei, delle potenzialità per, per fare una, una grande carriera, però per sfortuna hanno avuto dei infortuni importanti che li ha allontanati dalla, dal, dalla propria strada. Non hanno vinto moltissimo infatti nella loro carriera. Continuiamo con Torino con DJ White che ha posto una foto eh, negli spogliatoi, dice sono il re di uno perché stanno giocando a carte, sono i cinque eh, giocatori americani eh, di eh, Torino, quindi parliamo di Wright, Harvey, White, Wilson eh, Washington. e Washington. A proposito eh, eh, di eh, Torino, cambiamo eh, argomento con Trento perché dustin hogg dice... Sei vittorie di fila. Come eh, posso far altro se non eh, sorridere? Insomma, mi sembra normale. Trento sta vivendo un momento di forma servitosa, certo, Sandro. Certo, stanno vivendo un momento di, di gran fiducia di, di queste, questa seconda parte di campionato che, che hanno portato avanti con sei vittorie consecutive. Certo che devono sorridere, devono prendere questa fiducia, a tutto quel lavoro che hanno fatto durante la prima parte della stagione, ovviamente adesso sta pagando. A proposito di Nessi, Trento eh, ha inserito Sutton e Marble, e guarda caso invece è successa la cosa opposta di Avellino: sono arrivate sei vittorie proprio in coincidenza di de, questi arrivi, ecco, di questi nuovi arrivi in casa Dolomiti Energia. Eh, ovviamente eh, da Trento, Trento già da quattro anni, anni che giochiamo contro di loro, hanno, portano avanti un stesso modo di, gio, di gioco, cioè si identificano con, con questo modo e ovviamente Saturn era già a Trento, ah, si è adeguato molto più facilmente e ovviamente questo ha portato anche risultati. E diciamo che è un, un poco più semplice a inserirsi a una squadra che ha la propria certo. identità che è venire a portare qualcosa in più a questa squadra. Eh, Andrea Zerini di Avellino che invece posta una foto eh, di un fazzoletto che ha trovato eh, probabilmente attaccato insomma, alla macchina, c'è scritto piccoli gesti che fanno partire bene una giornata. Nel, nel fazzoletto c'è scritto Zero Sei un Grande da una tua grandissima tifosa. Quindi eh, tifosi che m, aiutano a. Eh, anche i giocatori, appunto, a vivere momenti belli in questo campionato. E Daniele Cavalieri invece eh, cerca un po' di eh, scusarsi, anzi, dice: Non voglio creare alcun tipo di polemica perché aveva messo un video su Instagram dicendo eh, qualche parolaccia, ma non era riferito ovviamente a nessuno dei tifosi di Avellino, che, tra l'altro, eh, è stata la squadra in cui ha giocato eh, la passata stagione, due stagioni fa. E dice: Mi volevo, insomma, volevo spiegare che non c'è alcun tipo di polemica con non volevo, non volevo fare alcun tipo di polemica con tipo di Avellino Non volevo mandare a quel paese nessuno, anzi, era un modo per scherzare con i miei eh, compagni. Mirza Libegovic eh, di Torino: i giocatori di Torino sono molto social. Eh, Sandro, e qui mette una foto in cui discute con eh, un arbitro e dice: Posso spiegare? No, non si può discutere con gli arbitri, ma secondo me è anche giusto perché gli arbitri devono. Cioè cercano di mantenere la propria concentrazione sulla partita. Adesso se vanno ad ascoltare tutti i giocatori, se vanno a discutere un po', perdono quel, anche quel poco che hanno di concentrazione, la perdono, anche loro hanno il suo lavoro che devono, che devono svolgere, magari in un momento uh, di, di time out, di tiri liberi, ti puoi avvicinare a un arbit arbitro e dirgli tranquillamente su, su cosa. Prestare un po' più attenzione, qualcosa che magari tu hai visto in partita, ma così di, di corsa, quando fischio qualcosa, ormai è fatta e devi andare avanti. E quindi venni il fallo tecnico, insomma, come succede spesso in questi casi? Sì, è vero, è vero. Anche, <ride> per, per, anche gli arbitri devono proteggersi da. da, 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 da hanno, 24 giocatori in campo, non in campo sempre, ma 24 giocatori più due allenatori con cui devono combattere. E tra l'altro va... hanno pure le persone attorno che insomma non sono sicuramente amiche. <ride> certo. <ride> e certo. quindi non è, molto, non è un, un mestiere semplice volere l'arbitro. Infatti, molte volte mi chiedono cosa li porta a fare a poi beccarsi certe volte degli insulti gratuiti che magari insomma eh, non ci stanno. Ecco, nello sport, però. Succede anche questo. Eh, Tyrus McGee, che è stato un ex eh, giocatore di un ex compagno di squadra di eh, Sandro Nicevich, posta una foto su Instagram eh, dicendo. Mm, eh, mettendo appunto questa foto, eh, in cui c'è anche eh, Follaring Campbell, che è stato sì. anche, anche lui, un giocatore di. Un compagno di Sandronicevic e insomma, eh, c'è uno scambio di, di battute, dice, insomma, io ti avrei segnato in faccia, insomma bla bla bla. Poi scherzano un po' i due giocatori che si sono incontrati in coppa. Ovviamente McGee con la maglia di Venezia. Eh, stiamo per chiudere con il momento social. Eh, a proposito di compagni di squadra, c'è anche Elston Turner che dice: Questo cioè, insomma, stranissimo, questa foto appartiene a sette anni fa. Sono. Al college, ai tempi del college Alston Turner e Darius Johnson-Odom che adesso invece si trovano eh, in, in squadra insieme lotteranno ovviamente per eh, non retrocedere devo dire che Cremona da quando è arrivato Johnson-Odom ha cercato un po' di eh, dare una svolta al campionato e forse ci sta riuscendo un po' Ha, ha cambiato molto il modo di, di gioco stanno, stanno giocando su un punteggio altissimo eh, che le ha portato anche due vittorie importanti Adesso ovviamente sono, diciamo che sono partiti un po' in ritardo perché la prima parte del campionato sono andati molto molto male che per me, a me personalmente mi hanno sorpreso, però alla fine anche loro dovranno lottare per rimanere in Serie A. Chiudiamo con il momento social, leggendo invece cosa ha scritto Luca Vitali alla fine della partita, dice meravigliosi i nostri tifosi. Noi mangiamoci le mani con la consapevolezza di andare avanti a testa alta. Eh, questo un po' lascia intendere la voglia e la determinazione che aveva Brescia prima di questa partita. È una partita che secondo me somiglia molto a quella di Trento, perché Brescia forse è entrata in campo con la stessa intensità eh, difensiva, poi nel secondo tempo è cambiato qualcosa, forse anche nella vostra testa. Secondo me, come è andata la partita? Uh, Eravamo noi a cedere a Brescia di, di, di entrare con più fiducia in questa partita che le ha permesso di andare a più 12, che le ha permesso anche di credere di poter vincere questa partita che secondo me non dovevamo permettergli dall'inizio della partita. Poi quando noi abbiamo cambiato un po' l'atteggiamento, la concentrazione nella partita, ovviamente spinti anche un po' dai, dai nostri tifosi, siamo riusciti a portare avanti con le nostre qualità che abbiamo fatto vedere durante tutto il campionato. Una, vittoria che ovviamente è una sconfitta scusate, per Brescia che non compromette il cammino della Leonessa verso i play-off. Noi adesso vediamo invece il servizio relativo alla partita di domenica realizzato da Maria Elena Cagliò. La sfida tra le rivelazioni del campionato, giocatasi in un mezzogiorno di fuoco al Palafantozzi, sotto le telecamere di Sky Sport, è stata vinta dalla Betaland Capodorlando per 71 a 67. Una gara dai due volti, in cui i paladini partono male, tenuti a galla nel primo quarto solo dalle triple di Dinner e subiscono l'ottimo impatto alla partita della Germany Brescia, che impressiona con 10 minuti di alto livello. Ma la squadra di Di Carlo ha abituato il Palafantozzi a ottime prestazioni di squadra e colpio delle grandi alzando l'intensità difensiva riprende in mano la gara nel secondo quarto con la Quintana e Diner, mettendo la freccia e sorpassando con la transizione di Ivanovic nel terzo parziale, andando sul più 10 con Arci e Stojanovic al venticinquesimo. La leonessa non è mai Doma e nonostante il più 7 firmato Tepic a 47 secondi dalla fine, negli ultimi istanti della gara ha un nuovo sussulto che fa tremare il Palafantozzi con Moore che dalla lunetta mette il meno 2, ma ci pensa Delas a mettere il sigillo con l'inchiodata del più 4 che chiude la gara. La Betaland continua a migliorare, fa sognare i propri tifosi e dimostra le sue qualità ogni domenica. Stavolta lo ha fatto battendo una squadra di grande valore come Brescia. Capodorlando adesso condivide il quarto posto in classifica con Trento e Sassari. In una stagione che ad ogni giornata entusiasma sempre di più i tifosi e lo dimostra il pubblico del Palafantozzi che aumenta di settimana in settimana. Sandro hai detto anche tu in apertura che adesso cambiano gli obiettivi. Chiaramente il salvezza ormai è un obiettivo raggiunto, era l'obiettivo iniziale della Badland Capodorlando. Adesso invece si guarda avanti, si guarda avanti ai playoff e, e aggiungerei io si guarda avanti anche alla possibilità non remota di poter anche chiudere nelle prime posizioni di classifica. Il secondo posto è soltanto a due punti adesso. Certo, ma uh, è vero che come ho detto stiamo guardando uh, più intensamente verso i playoff, ma visto la situazione come, come hai detto che la seconda e la terza classificata sono a due punti da... Uh, più in più di noi possiamo anche credere, ma partendo solo da noi, non pensando agli altri, eh, aumentare qualcosa, migliorare qualcosa nel nostro gioco, migliorare eh, l'approccio nelle partite che magari ci, ci, ci hanno anche costato alcune vittorie durante, durante la stagione, possiamo anche credere che di finire la, il campionato nei primi quattro, in quattro posti. Eh, la forza di quest'anno, almeno da fuori, sembra quella del gruppo, che sembra un gruppo ancora più unito di quello visto negli ultimi anni. Tu, questa è per te la tua quarta stagione a Capodorlando, sei d'accordo con questa affermazione del, del gruppo consolidato e unito rispetto agli altri sì, anni? Sì, sì, sono molto d'accordo perché quest'anno cioè, si vede anche notevolmente che questo gruppo viaggia a un... In un treno, cioè, tutti insieme verso la, la stessa direzione, ma soprattutto secondo me che, eh, che l'attore di Carlo è riuscito a, a dare a ognuno di noi il proprio, proprio ruolo nel, nel, nel gruppo. E diciamo che i ragazzi hanno capito che accettando questi ruoli va bene per loro, va bene per il loro miglioramento stiamo andando avanti in questo modo perché ognuno di noi cresce anche dentro se stesso svolgendo questo, questo ruolo dentro il gruppo. E sicuramente è un, un gruppo strepitoso che da, da un bel po' di tempo che non ho visto. Anche oggi, neanche in un'intervista di oggi di Milan Devic dice spesso eh, insomma i, i buoni risultati nascono da una grande chimica, da una grande intesa di gruppo che c'è anche all'interno degli spogliatoi, spesso quello che si vede in campo nasce da quello che c'è fuori dal, dal campo. Certo, anche lui, un ragazzo molto esperto che ha giocato nelle, nelle grandi squadre d'Europa, de, squadre uh, ha vissuto queste, queste cose e sa cosa vuol dire avere un gruppo uh, unito nel, nel, nei spogliatoi. Adesso sentiamo invece a proposito della partita di domani contro Brescia le parole di coach Diana al termine della partita. Sentiamo cosa ha detto e poi le commenteremo insieme a Sandro Nicevic. Un buon approccio alla partita è quello su cui avevamo eh, lavorato anche durante la, durante la settimana. Quindi è stato un buon, un buon inizio. La non continuità ha portato a subire quel parziale tra fine primo quarto e inizio del secondo, che da essere avanti siamo andati sotto nel punteggio. E poi un, uh, un, un terzo-quarto dove partiti sicuramente fermi, poi siamo, abbiamo iniziato a, 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 a rimacinare il gioco e a ritornare in partita e poi giocarsela fino alla fine sugli episodi. Uh, quindi la continuità non è stata per 40 minuti e per vincere in questo campo devi giocare per 40 minuti. Il perché? il perché abbiamo fermato troppo la palla e quando abbiamo ristagnato siamo stati troppo col pallone in mano sono venuti a mancare quelle, quei tiri aperti che poi anche alla fine ci hanno permesso di ritornare in, in partita ecco, quindi questa è un po' l'analisi tecnica riparto da dove sono iniziato complimenti a Capodorlando perché sicuramente hanno meritato una partita maschia secondo me è una bella partita dura anche a livello di contatti eh, e noi c'è da sicuramente far tesoro di questa sconfitta e andare avanti a, a lavorare e iniziare a pensare già alla, alla prossima con Brindisi in casa. Un coach Diana comunque molto eh, soddisfatto della sua squadra. Chiaramente voleva eh, ottenere due punti e non, eh, non ci è riuscito. Sentiamo invece, cosa ha detto eh, Coach Gennaro Di Carlo nella conferenza stampa post partita. Amo la squadra da tutti segnalata come l'ultima della classe a mani basse e oggi credo non solo possiamo parlare di salvezza sostanzialmente acquisita, ma abbiamo raggiunto un numero di vittorie che ci consente di pensare che da qui ad andare avanti il sogno comincia ad essere un qualcosa che si comincia a materializzare, dunque oggi la nostra stagione è cambiata, quindi sotto un profilo emotivo c'è soddisfazione, c'è orgoglio c'è grande felicità perché comunque si è dovuto giocare e battagliare contro una formazione molto forte come Brescia, molto ben organizzata. Squadra che gioca bene, si trovano a memoria. Squadra con un grande playmaker che è Luca Vitali, credo che stia dimostrando di essere ancora forse il miglior playmaker del campionato. Dunque per noi era realmente molto tosta, ma la squadra ha giocato, ha giocato con grande determinazione, con grande voglia, con grande attenzione e credo che di fronte alle difficoltà che Brescia ci ha posto, zona, matchup, uomo aggressiva, uomo di contenimento, credo che la squadra ha avuto capacità di lettura e di sviluppo di manovra eh, molto importanti e alla fine questo chiaramente ha pagato. Dunque eh, siamo soddisfatti e si guarda avanti con grande, con grande positività. Coach Di Carlo molto eh, soddisfatto. Eh, Gianluca Basile, quando è venuto ospite a terzo tempo quest'anno, ha detto: eh, Coach Di Carlo è stato molto bravo ad ascoltare i consigli di chi ha vissuto capodorrando per tanti anni. I miei consigli, i consigli di Sandro, i consigli di, di Teo. Eh, questo sembra un po' eh, la verità de della storia, no? questa intesa che c'è tra. Eh, tra il allenatore e poi i giocatori chiave per Capodorlando come te, ad esempio. Lo vediamo anche all'interno di ogni partita. Ma Coach Di Carlo ha, ha una... Io lo vedo come una grossa spugna, una spugna enorme che assorbe tutto. Vuole sapere tutto, vuole sapere tutte le nostre esperienze che abbiamo passato con vari tipi di persone, vari allenatori, con vari compagni di squadra. Di tutto, non solo di Capodorlando, ovviamente... Uh, adesso trovandosi qua a questo posto cerca di, di capire come fare il meglio di, in questa società, in questa realtà che alcuni la chiamano piccola, ma è fatta, creata con un grande amore, con gran voglia di, di crescere. E sta cercando di, di inserire tutto ciò che può uh, in crescita di questa, quest, questa storia. E... Ed è bravo ad ascoltare, alla fine ovviamente a, a selezionare quello che secondo lui vuole fare e fa con, con una determinazione pazzesca, credendo in ogni sua mossa, ogni suo pensiero, che è la cosa più importante perché se vuoi, essere, eh, se vuoi trascinare 12, non solo i 12 giocatori ma anche i tuoi assistenti o la società, devi, prima tu devi credere. Uh, immensamente in quello che, che stai facendo. Molto spesso si vede coach di Carlo, soprattutto nelle fasi finali di partita, avvicinarsi a te, chiedere consigli, chiedere probabilmente cosa fare nei, nei, nei finali. Hai no, mi, di solito mi chiede quanto, <ride> quanto resta alla fine, solo questo. Il, <ride> perché non, perché, perché me non lo guarda? Non, non, non vede. Seconda parte di Terzo Tempo, vi ricordo che c'è anche la possibilità di eh, riguardare questa puntata sui nostri eh, canali eh, YouTube seguendo anche il link di eh, Sportando, che è un portale di eh, pallacanestro eh, molto conosciuto in Italia, forse il più importante eh, in Italia. Eh, prima di eh, vedere qualche azione della partita, Sandro... Eh, volevo parlare della tua condizione eh, fisica di quest'anno. Purtroppo è stato un anno molto sfortunato, Ho cominciato con eh, la lesione delle eh, tendine d'Achille, adesso un eh, problema alla coscia se non erro. Sì. Quando potremo rivederti definitivamente in campo, ovviamente, tutti quanti se lo chiedono. Io speravo già, già prima di, eh, della Coppa di essere. Eh, anzi, ero pronto per entrare in campo. Purtroppo mi è successo questo, questo infortunio dalla dalla compensazione di, di peso, ma secondo me anche eh, nel, nel recupero post-operativo. Non è grave, però secondo me passerà un'altra decina di giorni per sistemarlo, per essere pronto a, a inserirmi con la squadra. Per la fase calda del, del campionato. E noi adesso vediamo le azioni che abbiamo scelto questa settimana. Eh, per commentarle insieme ai nostri ospiti, insomma, la prima è un'azione, una tripla di Drake Diner che porta al 5 pari, quindi all'inizio eh, della partita, che arriva però da una grande difesa di Vojislav Stojanovic, che vediamo che in questo caso tiene molto bene, David Moss lo costringe a un tiro eh, diciamo in condizioni precarie. E corre dall'altro lato con eh, Nikola Ivanovic, scarico per eh, Vojislav Stojanovic, extra pass e Drake Diner la mette dentro, questa è una delle azioni eh, forse preferite da parte vostra, cioè correre in contropiede e cercare la prima soluzione per trovare la via del canestro. Certo, abbiamo, abbiamo visto eh, Brescia durante la partita che, che faceva fatica a rientrare in difesa, a organizzarsi in transizione a difendere, e si è mostrato nelle varie azioni che abbiamo avuto dei tiri liberi. E andavamo anche sotto canestro l'ultima azione di Mario Della quando, quando schiaccia è rimasto da solo anche una precedente nel terzo quarto arriva sotto canestro da solo senza un difensore e certo che quando siamo nel ritmo quando siamo nella fiducia dopo aver difeso bene un'azione è molto più semplice anche segnare è chiaro l'azione difensiva. Ne vediamo eh, due sono due situazioni eh, simili in cui, però, la difesa di Capodorlando si è comportata in maniera diversa. Vediamo nel primo tempo, siamo a fine primo tempo con una difesa su eh, Landry, c'è cioè Diner su Landry, quindi un mismatch che, che cerca di giocare Marco su Landry e poi qui è molto bravo Antonio Iannuzzi a, eh, ad arrivare in aiuto e costringe quindi Landry ad un passaggio eh, sbagliato. Nel secondo tempo si verifica la stessa situazione con eh, Diner che resta su Landry, quindi ancora una volta mismatch, questa volta però la difesa di Capodorando si dimentica di andare in aiuto e c'è un fallo di eh, Dominic Carci. È stata studiata questa situazione? di eh, mismatch durante la settimana in cui insomma bisognava andare ad aiutare in questo caso. Diciamo che questo aiuto su questo mismatch sotto canestro anche fuori area eh, è anche una nostra regola. Qua in questa situazione, in questa seconda azione che abbiamo visto, si, si vede che domenicarci era quello che, che era sotto canestro per aiutare, ma come suo giocatore è andato via, anche lui lo ha seguito e poi eh, cioè non si sono capiti lui e Mario Dellas chi doveva andare a aiutare. Però questi errori possono anche succedere, stiamo qui per allenarci, per migliorare questi, questi aspetti, questi delle... aspetti nella gare. Questi aspetti del gioco, eh, azione eh, di Capodorlando in attacco, forse è il momento chiave della partita in cui la Bedaland riesce ad allungare un po' eh, su Brescia, arriva una bomba di eh, Dominic Carci e arriva eh, su un grande assist di eh, Vojislav Stojanovic, vediamo se riusciamo ad avere ecco, questa, eh, questo replay Capodorlando eh, ottiene una grande circolazione di palla da questa azione, lo rivediamo in questa situazione e poi Vojislav Stojanovic riesce a trovare... Dominic Carci per una bomba importantissima del più 6. Cosa succede subito dopo? Subito dopo eh, eh, Brescia cerca di eh, difendere a zona, cerca di cambiare un po' le carte in gioco e eh, l'Orlandina è molto brava ancora una volta a bucare la difesa, questa volta col gioco di alto basso tra Dominic Carci e Mario Dallas. Altra situazione immagino studiata durante la settimana per battere la difesa di, certo. di Brescia. Certo, sapevamo che Brescia veniva con una, una zona un po' atipica per, per il campionato italiano, che a molte squadre ha, fatto, ha, fatto, ha creato dei problemi. Diciamo che, avendo il gruppo che abbiamo, che gioca con molta. Uh, come dire. che cerca di, di trovare i modi giusti per, uh, per, far, per battere gli avversari. Eh, è facile trovare queste situazioni, soprattutto quando hai cinque giocatori in campo che sono capaci di, di trovare un buco nella difesa degli avversari. Tra l'altro, Brescia ha giocato eh, contro Caserta, se non sbaglio, se non erro, eh, una partita con quasi 35 minuti di zona, quindi, insomma, una squadra che difende molto esatto. la zona contro le altre squadre. Quindi era Ma un modo. Secondo me, lì proteggono anche un po'. le eh, diciamo che riposano anche alcuni giocatori soprattutto Vitali e, e magari Mosche anche Vitali un po' uno difesa uno contro uno può soffrire tanto e può, può danneggiare eh, la squadra e in questo caso invece l'Orlandina si è fatto trovare eh, molto pronto e ha bucato puntualmente eh, la difesa eh, imposta da eh, coach eh, Diana Caboturrando adesso, come abbiamo detto, si trova in quarta posizione a 24 punti e, e si può anche parlare in ottica futura di una competizione europea. Attenzione, ovviamente stiamo parlando delle squadre che si qualificano al termine del campionato alle competizioni europee, sappiamo che Milano di diritto... Eh, eh, si qualifica all'Eurolega all ogni anno perché hanno wild card, le altre squadre invece, in base alla, alla loro posizione al termine della regular season, ovviamente anche al termine dei playoff, fanno le coppe europee, quindi le varie Champions League, FIBA Europe Cup, Euro Cup eccetera, eccetera. Secondo te, Sandro, ehm, l'ambiente di Capodorlando in ottica futura, non so, il prossimo anno tra due anni è pronta a fare una coppa europea? In, in ottica futura sicuramente sono, il Capo d'Orlando è pronta per, per andare a giocare le coppe europee. Eh, il problema qui che si, che si impone è, ovviamente sono i viaggi: no? perché essendo a, stando a due ore, ore dal primo aeroporto, poi fare non so, dei viaggi in Russia che, che ci propone la, la FIBA Champions League o FIBA Eurocup. Non è, sicuramente non è facile a, a seguire tip questi tipi di competizione insieme a Serie A. Eh, si, di, di qualità di, di società e di squadra, secondo me sono, sono, siamo già pronti per, per affrontare una cosa del genere. Bisogna vedere eh, cosa ci proporrà questa classificazione alla fine del, del campionato. Ancora non è molto chiaro perché eh, tra l'altro la, la FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha avuto un po' di problemi lo scorso anno con la ULEB che organizza Eurolega ed Eurocup e quindi staremo a vedere quest'anno eh, le squadre che si qualificheranno insomma alle Coppe Europee al termine di questo eh, campionato. Eh, altro aspetto di cui si è parlato molto ultimamente a Capodorlando... È quello eh, relativo al pubblico perché mh, nelle ultime giornate, eh, nell'ultimo mese, insomma, le presenze sono un po' diminuite. Devo dire che nella partita di domenica invece c'era una bella cornice eh, di pubblico, e spesso magari si è criticato il, il discorso di avere eh, poca poco coinvolgimento del pubblico, magari il tifo organizzato che sono, sono in pochi, se ne parli in questa settimana, tu che hai vissuto invece realtà eh, diverse, realtà anche più grandi, parliamo di Atene, parliamo di eh, Istanbul, quanto credi possa incidere il pubblico realmente sui risultati della squadra e su, su una partita? Sicuramente tantissimo, ma sta incidendo anche in... in, in... Diciamo, come hai detto in questa poca realtà che c'è nel palazzetto, come abbiamo visto nel, nell'ultima partita contro Brescia domenica, che, che quando il pubblico si è acceso anche a noi ci ha dato molta fiducia di, di portare avanti questa partita. Sicuramente influenza molto il gioco, come lo chiamano sempre un sesto giocatore in campo quando, giochi, quando si gioca in casa, è, è importante. E come abbiamo visto qua i tifosi di Brescia che seguono ovunque la squadra e quando abbiamo giocato da loro anche lì hanno avuto un bel tifo, però dobbiamo anche capire che Capodorlando essendo una piccola, certo. una piccola città eh, ha dei problemi con i giovani che cercano di andare fuori a studiare, ovviamente non è che sono tutti a casa per poter seguire la squadra, magari che la amano, che, che spesso vediamo anche giocando fuori a, a, a Milano, a Cantù, che vengono a, a, a vederci e, ed è anche questo un, un problemino un problema piccolo che, che diminuisce il numero dei tifosi. In, Chiaramente in è un problema numerico legato al fatto che Capodorlando è un paesino piccolo e quindi non è facile avere... Eh sì, ora, ora <ride> parlando dell'anno prossimo che hanno imposto di, di avere per i play-off un, un, un palazzo di 5.000 posti, cioè, viene in mezzo a Capodorlando, cosa fanno? Certo, è impossibile, non è, a parte che ovviamente ci vuole il, il, anche la, la passione insomma il coinvolgimento da parte di tutte le altre persone non solo degli orlandini ma anche Però di quello sincer dell'Inter Sinceramente uh, ho visto molta gente dopo, post gara che, uh, che sono avvicinati a fare delle foto, a, a fare qualcosa la gente che viene da fuori, viene da Messina, viene da Caltanissetta, uh, Palermo Secondo me da quel punto di vista magari si potrebbe andare un po', un po avanti e cercare di coinvolgere, siccome noi siamo un'unica realtà in Serie A in Sicilia, Potrebbe essere un punto di riferimento per uh, ammiratori della, di, di, di nostro gioco. E chiaramente con i risultati che eh, sorridono al momento alla Bedland Capo d'Orlando, ci si aspetta un pubblico sempre più numeroso, ripeto, quello di domenica è stato davvero eh, molto caloroso e molto, eh, molto numeroso appunto in termini di eh, presenze. Ehm, abbandoniamo il discorso invece adesso di Orlandina Brescia, del pubblico, eccetera, eccetera, e parliamo della prossima avversaria che è la eh, Vanoli eh, Cremona andiamo a vedere allora quali sono, qual è il quintetto tipo della eh, Vanoli Cremona con eh, Johnson Odom che è appunto il neo eh, arrivato in casa Vanoli eh, Aston Turner, Paul Harris, eh, Teshon Thomas e Paul Bilica questo è il quintetto tipo della squadra di coach eh, Lepore dalla panchina invece Ibarra, Carlino, Mian, Gaspardo e Wojciechowski che al momento è infortunato quindi eh, non si sa bene se prenderà parte questa partita. Andiamo a leggere anche le statistiche Sandro della eh, Vanoli Cremona con eh, Johnson Odom che è il leader per punti con 18.2 segnati a partita, eh, Tashon Thomas che è il leader per rimbalzi con 7.7 rimbalzi catturati a partita e lo stesso Johnson Odom è anche il miglior assistman della squadra con 5 assist a eh, partita, quindi un giocatore eh, sul sul quale appunto ruota attorno tutta eh, la squadra. Eh, info di squadra sono molto eh, particolari questa settimana perché? perché è la prima squadra per punti segnati nelle vittorie. Adesso è vero che il Cremona ha vinto soltanto 6 partite e che ha fatto 117 punti nella partita, però 91 punti segnati nelle vittorie sono davvero tanti. Questo è eh, certo, un dato che fa abbiamo, pensare. Come abbiamo detto, come hanno cambiato in questa seconda fase di campionato in queste partite che hanno vinto di più di 90 punti. Eh, dobbiamo vedere come, come hanno giocato le squadre avversarie anche. Ovviamente qua si tratta di una squadra che ha molta fiducia in attacco, che, to che ci toccherà magari a limitarli con, con la nostra aggressività, a limitare il, il flusso di palla, il, o i, i giochi uno contro uno e giocare di, eh, di squadra e e cercare di abbassare la loro quota a 80 punti che, o 70 anche meglio che ci permetterà più facilmente a vincere la partita è anche una squadra che tira molto bene da 2-3 punti ovviamente quelle sono statistiche riferite sempre alle partite vinte dalla Vanoli Cremona e quinta per, invece per rimbalzi totali in casa e quarta per rimbalzi totali concessi questo è un altro aspetto da eh, curare eh, da studiare appunto per coach Di Carlo e tutto il suo staff nei precedenti tra le due squadre eh, Cremona ha vinto tre volte Capodorando ha vinto soltanto una volta la prima volta tra l'altro la prima vittoria in, in Serie A di Capodorando al suo ritorno e al Palaradi eh, insomma eh, sono, il conteggio stava 1-1 quindi eh, al momento eh, pari Insomma, è una partita sicuramente fondamentale per Capodordano e non solo, anche per loro, perché certo. chiaramente bisogna per la loro, vincere. Per però. loro è anche più fondamentale che per noi, però cerchiamo di, di non pensare a loro, di, di pensare a noi stessi, di eh, correggere qualche errore che abbiamo fatto in quest'ultima gara con, con Brescia e portare, andare con testa alta, con molta più fiducia e molta più concentrazione in questa gara. Io ringrazio allora Sandro Nicivic per essere stato con noi. Ovviamente gli auguriamo di tornare in campo il più presto possibile. Ti stiamo grazie. aspettando tutti quanti. Ah, grazie. <ride> e vediamo allora la clip con le immagini di Gino Trovato relativa alla partita Orlandina-Brescia. Mm -hmm. Il campionato di Serie A2 questa settimana si è fermato per la pausa eh, Coppa Italia, ha fatto così anche il campionato di eh, Serie B, però in A2 eh, c'era impegnata una siciliana, vale a dire la eh, Moncada Agrigento. Allora sentiamo eh, cosa è successo dal servizio di Maria Elena Cagliò. Settimana di stop dal campionato per le finalette di Coppa Italia in Serie A2, con la Fortitudo Grigento sconfitta per 95-63 nel quarto di finale contro la favorita Virtus Bologna, vincitrice della competizione. Il sogno degli agrigentini di riuscire nell'impresa di battere le V nere alla Unipol Arena dura 25 minuti fino ai 5 punti consecutivi di Alessandro Piazza, che hanno tenuto vicinissimi i bianco sul 42 a 48, i quali cedono poi di fronte alla gran serata balistica della Segafredo Virtus, che è chiuso con percentuali stellari al tiro, 61% da 2, 52% da 3 e 100% ai liberi, guidata da un Marco Spisso in grandissima forma, autore di 25 punti. Il 95-63 finale è doloroso ed è sicuramente un peccato per la Fortitudo uscire così dopo aver lottato per conquistare un posto alle finali di Coppa Italia e dimostrato per due quarti e mezzo di poterci stare. Per gli Agrigentini, menzioni positive per Bafford, Piazza e Evangelisti, autori rispettivamente di 22, 14 e 11 punti. La Coppa Italia di Serie B è stata invece vinta dalla Cuore Basket Napoli, con una prestazione master in finale contro l'Agri Bertocchi e Orzinuovi, del classe 1997 di proprietà dell'Orlandina Basket, Stefan Nikolic, MVP della finale con 29 di valutazione grazie a 23 punti realizzati. Grazie a 23 punti realizzati con altissime percentuali di tiro. La stagione regolare di A2 riprenderà domenica prossima 12 marzo per la Fortitudo Moncada, impegno esterno sul difficile campo di Rieti, mentre la It Austrapani ospiterà il Palacona Latina. E vediamo allora il tabellone delle finali di Coppa Italia di Serie A 2, che sono state vinte, come abbiamo sentito dal servizio dalla Virtus Bologna in un finale davvero concitato contro. Eh, contro Biella, che tra l'altro è prima anche nell'altro eh, girone, Agrigento quindi è uscita subito. È stata una competizione davvero molto, molto eh, combattuta. E insomma, alla fine ha vinto la squadra trascinata da eh, Marco Spissu, che tra l'altro ha vinto il premio di miglior under 22 anche MVP della competizione. Come abbiamo sentito nel servizio di eh, Maria Elena Gagliò c'è stato anche la Coppa Italia di Serie B e il, lo, gli stessi premi, quindi gli stessi, eh, le stessi premi vinti da Marco Spissu, li ha vinti anche Stefan Nicolic con il premio, il premio per il miglior Under 22 e il premio per il miglior giocatore della competizione con il Cuore Napoli eh, Basket che milita tra l'altro nello stesso girone di Barcellona, Patti e Cefalù. Ovviamente dalla prossima settimana riprenderanno questi eh, campionati, invece in Serie C il campionato non si è fermato, in Serie C Silver Sicilia siamo alla penultima giornata eh, di eh, campionato, allora sentiamo il servizio di Gabriele Ferruccio sui risultati di Nuova Catirno e Costa d'Orlando. Turno di Serie C per certi versi clamoroso, quello valido per la venticinquesima giornata del campionato. Cade per la prima volta in stagione la costa d'Orlando di Coach Condello, che salutato in settimana Griffin e firmato Duro Biagovic, è stata sconfitta nel weekend dalla retusa Siracusa per 73 a 68. La costa parte bene e mette sotto i biancoverdi in avvio. La compagina retusea, molto forte fisicamente, domina però nel pitturato e alla distanza logora i lunghi paladini, che all'intervallo sono sotto 34 a 28. Al rientro degli spogliatoi i messinesi affondano sotto i colpi del solito agosto e di titrapano, letteralmente inarrestabili. In un Amen gli uomini di Condello si ritrovano così a meno 17 e con un solo quarto da giocare cercano la rimonta. Sgro e compagni ci provano, ma il solco scavato in precedenza è troppo profondo per venirne fuori, nonostante l'impegno profuso. Aretusa vince così 73-68, infliggendo la prima sconfitta stagionale alla costa d'Orlando. I biancorossi preparano così l'ultima gara della regular season, sabato prossimo, contro il fanalino di Coda Cuscatania, prima di concentrarsi sull'appuntamento più importante dell'anno, l'inizio della fase regionale. Vittoria fondamentali, invece per la zona salvezza, quella della nuova catena di coach Orga e Silva Suarez. Che in attesa di recuperare domani sera la gara contro la Polisportiva Alfa Catania, si porta solo due punti dall'ottavo posto, battendo in rimonte il Peppino Cocuzza per 73 a 69. Dopo essere stati sotto anche di 15 lunghezze, 41 a 56, alla fine del terzo quarto, i Paladini, guidati da un Super Winford, autore di una prova monster, tripla doppia per lui da 39 punti, 18 rimbalzi e 10 falli subiti, giocano un ottimo ultimo quarto di altissimo livello, riducendo il gap superando gli ospiti con 5 filati del nuovo arrivo d'onda. Busco prova a tenere in vita i suoi gol a tripla della parità a quota 66, ma con 5 punti consecutivi di Winford di Paladini arrivano a 30 secondi dalla fine sul 71-66. C'è ancora un brivido con il calestre fallo subito da Agus che porta i filippesi sul meno 2, ma con un 2 su 2 di Hill dalla lunetta la gara finisce sul 73-69. Quindi la Nuova Catirno avrà l'opportunità di eh, ottenere altri due punti in classifica nel recupero di eh, domani sera eh, si giocherà molto perché è importante qualificarsi eh, in una posizione migliore per giocarsi i playout. che ricordiamo verranno giocati dalla penultima posizione fino alla quintultima posizione quindi al momento vengono coinvolti Spadafora eh, Nuova Catirno, Capo d'Orlando, Basket School Messina, FP Sport Messina ci sarà ovviamente l'ultima giornata di campionato per decidere tutto questo invece l'agosto d'Orlando ha eh, vinto il girone ma andrà alla fase eh, nazionale che si giocherà tra l'altro nel mese eh, di maggio e eh, nella quale eh, giocherà contro formazioni non siciliane per giocarsi appunto la promozione in eh, Serie B eh, terzo tempo eh, finito qua, prima però eh, di eh, congedarvi, eh, vedremo il servizio relativo alla cestistica torrenovese curato da eh, Gabriele Ferruccio. L'appuntamento col terzo tempo è per martedì prossimo, sempre sul terreno Mediterraneo. Buonasera a tutti. Si è conclusa nel fine settimana la regular season del campionato di Serie D regionale e partiranno già nel weekend prossimi i playoff per la promozione in Serie C Silver. Chiudete in battute il girone nord la Libertà Salcamo, che vince la sedicesima gara su 16, battendo l'orsa Barcellona e costringendola a rimanere fuori dalla post season, a cui accedono da terza e quarta classificata, rispettivamente il mini basket Micazzo e l'amatori Messina. Seconda piazza, invece, per la confezione di Corpi Torrenova, che sconfitta nel weekend proprio contro la formazione messinese, pensa già alla seconda parte di stagione. Diciamo che abbiamo finito la stagione regolare nel in una maniera che non ci aspettavamo, tante assenze, tanti infortuni, tanti, tante squalifiche e questo hanno condizionato un attimino quello che potevano essere le nostre aspettative le nostre aspettative erano arrivare avremmo messo la firma per arrivare secondi in classifica a inizio stagione sicuramente a due giornate dalla fine speravamo di giocarci la contro Alcamo al completo e tentare di ribaltare il fattore campo speravamo di se il risultato fosse venuto di andare a Messina contro l'Amatori e consolidare l'eventuale primato e giocarci il primo posto in tutti i modi Purtroppo lo sport è così, eh, ti vanno tante cose bene, però alla fine c'è qualcosa che non va. Eh, Albana ha avuto un problema con un arbitro a due giornate alla fine, ha preso due giornate. Galiposi è infortunato, eh, Campbell è dovuto rientrare. Eh, tanti Under che comunque hanno reso cara la pelle, ma non è bastato contro Alcamo e probabilmente non è bastato nemmeno contro l'Amatori che forse va più fame di noi siamo arrivati ai playoff con credo 5 giornate d'anticipo eh, abbiamo dimostrato comunque di valere di meritarcelo eh, ce lo meritiamo alla grande come se lo meritano tutte le squadre che sono entrate ai playoff eh, ora è già da, eh, da dopo Alcamo credo che mh, in realtà abbiamo cominciato a pensare alla, a, al playoff anche se con Alcamo sapevamo in che condizione arrivavamo eh, però eh, già ci stiamo pensando da un paio di settimane, si sta lavorando per i playoff e da questa settimana, da stasera eh, si comincia da questa settimana si comincia a lavorare bene su quelli che sono gli obiettivi come, come com, contrastare intanto piazza armerina ma il, il fattore campo rappresenta un vantaggio eh, noi siamo arrivati secondi e questo vantaggio se eh, le classifiche dimostreranno i reali valori eh, lo otterremo soltanto nella, in semifinale ed è un vantaggio importante giocare la prima partita in casa nel proprio palazzetto con i propri tifosi: è un enorme vantaggio. È l'eventuale terza partita nel caso in cui. E ce ne fosse di bisogno è un grande vantaggio eh, sicuramente quindi eh, benvenga questo, questo fattore campo che ci siamo eh, guadagnati nel corso della stagione e poi vedremo chi passerà e se effettivamente dovremo andare a giocare se saremo noi a passare in, in finale a giocarci la prima fuori casa o la prima in casa una stagione molto positiva dunque per la cessistica d'Orenovese che è partita con un progetto interessante basato su tanti giovani della zona si immediatamente trova dalle spalle della corazzata Libertà Salcamu. Allora, siamo partiti quest'estate, sicuramente non ci aspettavamo di arrivare così presto alla qualificazione playoff. Nel senso che avevamo allestito un roster per ben figurare, però siamo andati oltre quelle che erano le più rose aspettative. Il progetto era sicuramente improntato a valorizzare quello che era il. I, giovani, I nostri giovani, i nostri ragazzi, con l'innesto di qualche ragazzino che veniva dal settore under e di qualche altro ragazzo proveniente da, da fuori, si sono ben inseriti. E... Avremmo sicuramente voluto giocarci il finale di campionato in un'altra condizione, in un'altra un situazione. E purtroppo abbiamo perso delle pedine importanti. Eh, però a questo punto sono subentrati quelli che erano appunto i nostri ragazzi eh, ci hanno dato una grossa mano e non hanno assolutamente sfigurato ci sono dei ragazzi che stanno rispondendo bene a quelli che sono la passione soprattutto per, per questo sport e infatti moltissimi ragazzini che si allenano durante la settimana anche con la Serie D vengono dal nostro settore giovanile, addirittura dall'Under 16 stanno meritando la fiducia del, del coach, infatti spesso sono convocati in prima squadra e ogni tanto capita anche di, di giocare qualche minuto in Serie D e questa per noi è una grande soddisfazione.